Ciao a tutti! Conoscete il modello Cilento? Non è altro che la sintesi tra la tutela dell'ambiente, del territorio, della salute e della collettività. Il modello Cilento entra nel Piano Nazionale di Prevenzione 2020-2025. Si tratta di una parte integrante del Piano Sanitario Nazionale che affronta le tematiche relative alla promozione della salute e alla prevenzione delle malattie. E il Cilento, quello dei centenari e della dieta mediterranea, non può non essere preso in considerazione, anzi può diventare una strada da seguire per l'intero Paese. Ad essersi impegnato per vedere riconosciuto e inserito nel PNP il modello cilentano è stato il parlamentare salernitano del Movimento 5 Stelle Nicola Provenza, che è riuscito ad aggiungere questa integrazione. Ho lavorato, ha detto, perché si tragga un insegnamento dagli studi condotti sulle condizioni di salute delle popolazioni anziane in specifiche aree del paese e che proprio nel Cilento hanno riscontrato un maggiore prolungamento della vita accompagnato da una buona condizione psicofisica. Il modello Cilento è un mix tra tutela dell'ambiente, del territorio, della salute e della collettività. L'obiettivo di Provenza, che è anche componente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera, è di far diventare questo modello, con l'ingresso nel Piano Nazionale, replicabile per le altre regioni del Paese e delineare una nuova concezione di promozione della salute che passi per la dieta mediterranea, un corretto stile di vita e un potenziamento delle sane relazioni. Non può essere ignorata, ha concluso Provenza, l'evidente correlazione che deve esistere tra buona salute e longevità. La transizione ecologica verso cui stiamo portando il nostro paese è anche questo. Un ambiente migliore è una vita migliore per ognuno di noi. 2020-2025.